Rientriamo in diretta, Centro Suono Sport, 101.5, Adriano Valentini, Gabriele Zantoni, c'è anche Giordano Giusti. È arrivato proprio il momento di andare con la terza puntata di Palle di Carta, questa rubrica ideata e condotta da Giordano, in cui si parla di libri, di romanzi legati al mondo dello sport, in particolare del calcio. Andiamo con la sigla e poi oggi presentiamo un bel giallo che d'estate è perfetto. Palle di Carta. Quando il gioco si fa narrazione. Le più belle storie di sport presentate da chi le ha scovate, riportate o semplicemente immaginate. Il pallone e la letteratura in un viaggio radiofonico attraverso le ultime novità editoriali. Oggi parliamo di Gioco pericoloso di Gabriella Genisi, edito da Sonzogno, un giallo in cui c'è questo commissario sexy, la poliziotta più sexy del Mediterraneo, che si chiama Lodita Lobosco, e in una storia, in un giallo ispirato al recente scandalo del calcio scommesse. Abbiamo con noi in diretta l'autrice Gabriella Genisi, gli diamo il buon pomeriggio. Ciao Gabriella, buon pomeriggio. Ciao, grazie a voi. Buon pomeriggio. Ciao, benvenuta. Allora Gabriella, partiamo dalla storia di Lodita Lobosco, tra l'altro protagonista di altri tre romanzi tuoi: La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia e Uva Noir, quindi quarto atto della storia del commissario Lodita Lobosco, che si occupa in questo caso di un losco mix tutto italiano tra sport e malavita. È ambientato nel mondo calcistico e il romanzo parte proprio con la morte di un noto calciatore del Bari, tal Domenico Scatucci, che si accascia in campo a pochi minuti dalla fine di un match, di un derby contro il Lecce, e il commissario Lodita indaga sulla morte di un noto del calciatore e di un suo vecchio amico, Vittorio Lamuraglia. Appena ho iniziato a leggere il romanzo ho pensato subito alla storia del Bari del 2010 con Andrea Masiello, che alla fine si mette la palla in porta, fa un autorete contro il Lecce nella gara Bari-Lecce del maggio 2010, e che quindi va a compromettere la sua gara andando a venderla per 250.000 euro. È un po' quello stato lo spunto per raccontare la vicenda e le storie di questo libro del commissario? Sì, è stato assolutamente quello, questo scandalo del calcio scommesse del 2012, che parte appunto da Bari e poi si sviluppa attraverso tutta Italia, toccando Napoli, Cremona, Roma e poi arrivando a livello nazionale, internazionale ma anche mondiale, perché come sappiamo erano già state intaccate anche le prossime partite dei mondiali. Certo. Mi sono ispirata al calcio scommesse che ha travolto Bari, che ha fatto retrocedere la nostra squadra, anche se ho cambiato un pochino le carte, perché chiaramente i giornalisti raccontano la verità e uno scrittore può anche immaginare, certo, no? E mischiare realtà e fantasia. Quindi in realtà il derby Bari-Lecce nel mio libro lo vince il Bari. Tra l'altro il Bari in questi giorni, proprio ieri, ha concluso la sua rincorsa gara. Sì, ci speravamo, devo dire che ci speravamo tantissimo, anche perché nel mio libro, tra l'altro uscito due mesi fa, io parlavo proprio di questa promozione in Serie A, parlavo di uno stadio pieno, e da noi non si vedeva da anni lo stadio pienissimo. Domenica scorsa ero a San Nicola a vedere la partita con l'andata con il Latina e c'erano 50.000 persone. Sì, non si vedeva dai tempi della Serie A, forse ancora prima. Non si vedeva prima. Dai tempi della Serie A, sì, questo da me è stato molto sentito questo problema, perché soprattutto nei momenti di crisi, quando i tifosi perdono anche la squadra in cui credere, quando si sentono traditi dalla squadra. Qui c'era stata anche una parte della tifoseria, gli ultra, che avevano venduto anche le partite, si erano accordati per le combine, e quindi i nostri tifoni avevano perduto anche quel momento di evasione che in certi momenti veramente ti può salvare. E adesso invece è ritornata la fiducia nella squadra. Gabriella, le indagini di Lodita si intrecciano con la vita quotidiana proprio del commissario, una donna attraente, insomma una donna molto molto sexy, e si va allo scontro con un'altra femme fatale, che in questo caso è il pubblico ministero Sabrina Sallusti. Ecco, uno scontro titanico, anche perché in mezzo c'è anche un uomo, un rapporto sentimentale.
Sì, diciamo che nei miei libri la protagonista è proprio questo commissario Lolita Lobosco, come tu hai detto, un poliziotto molto sexy, io aggiungo sempre sexy malgrado, perché lei non vorrebbe essere, però purtroppo questo fisico esplosivo e quindi insomma la sua bellezza precede la sua fama. E non è, è bellissima. È un alter ego, Gabriella? Che ne, ti conosciamo? Tutti dicono di sì, tutti dicono di sì. In realtà siamo abbastanza diverse, mi somiglia sicuramente, però abbiamo la cabriolet tutte e due, i capelli lunghi tutte e due, però insomma siamo diverse per una serie di altri aspetti. Lei non è fortunatissima in amore e c'è questo magistrato, questo Giovanni Mio, che insomma la fa penare, e in questo libro sembra prestire a lei questa PM battagliera, scaltra e un po' irrequieta, per cui Lolita dovrà misurarsi con questa PM non solo sul campo professionale ma anche su quello personale, e le vicende si intrecciano continuamente. Bene, bene, è un modo questo che evidentemente sentiamo che sei anche una tifosa della Bari, perché dopo anni abbiamo scoperto che si chiama la Bari. La Bari e il Fluminense, non il Bari. È stato anche un modo per esorcizzare il momento particolarmente difficile che si è vissuto a Bari dopo che è stata scoperchiata la vicenda calcio scommesse. Guarda, io solitamente nei miei libri non mi occupo mai di casi veri, perché spesso ci sono, raccontando di omicidi, chiaramente non mi va di andare a toccare il dolore delle famiglie già provate da un lutto tragico. In questo caso invece, nel calcio scommesse, al momento, perlomeno in Italia, non ci sono omicidi riconosciuti, magari ne verranno fuori tra qualche anno, però al momento, per cui volevo raccontare proprio di uno scandalo che ha scosso le fondamenta del calcio italiano e soprattutto le fondamenta del calcio barese. Però sai, siccome come diceva De André, dal fango nascono le rose, c'è stata una cosa molto bella, perché i magistrati che si sono occupati di questo caso hanno chiesto ai giocatori di restituire gli illeciti praticamente, e con quei soldi sono stati realizzati dei campetti per i bambini più disagiati della città. Quindi alla fine poi tutto torna, perché come diceva il Samorante, il mondo sarà salvato dai ragazzini, e quindi da questa cosa negativa poi è nata alla fine una cosa positiva, e il futuro è nei bambini, sicuramente è quello lo sport che ci piace, i ragazzini, certo, che tirano il calcio al Super Tele, Super Santos, no, a questi palloni che hanno accompagnato la nostra infanzia. Ora non so se sono sempre quelli, c'era ai miei tempi insomma. Gabriella, appunto perché questo commissario, insomma, Lolita è anche una donna comunissima che sa cucinare, c'è anche questa curiosa appendice, no, composta da alcune ricette di cucina. È un po' un omaggio a Camilleri? È assolutamente un omaggio a Camilleri, perché se Camilleri non avesse inventato il suo Montalbano, io Lolita non l'avrei neanche pensata. Ero talmente innamorata di questo personaggio letterario che dopo aver letto una decina dei libri ho pensato a un suo corrispondente femminile. Ho fatto una rapida indagine nella letteratura italiana e internazionale, in realtà le poliziotte le facevano sempre fermare al ruolo di ispettrice. Prendiamo per esempio Pedra Delicado, questa ispettrice spagnola della Bartlett, per cui io l'ho immaginata e l'ho promossa direttamente commissario per fare un omaggio alle donne, e mi sono ispirata a Camilleri per quanto riguarda la forte presenza del territorio, della cucina, della passionalità. Ecco perché il libro è tutto attraversato da questi profumi, questi odori, perché credo che poi le storie e i territori vadano raccontati anche attraverso i sapori, e per questo io di solito quando faccio le presentazioni porto sempre una focaccia. Bene, Gabriella, farla assaggiare. Adesso sono appena arrivata a Francavilla a Mare, una presentazione della libreria Mondadori, e stamattina a Bari, prima di partire, ho impastato la focaccia, l'ho messa in valigia e l'ho appena consegnata alla libraia. Ecco.
Gabriella, prima di salutarci, ci ascoltiamo insieme un estratto dal tuo gioco pericoloso, appunto edito da Sonzogno, il momento in cui Scatucci di fatto perde la vita, muore in campo. Ce lo ascoltiamo insieme. In campo. Lo stadio è pienissimo, colorato dalle coreografie dei bambini e dalle bandiere. Ma sarà per il caldo o per un brutto presentimento, fatto sta che la partita non me la godo affatto. Stiamo ancora 0-0, mancano solo 3 minuti alla fine. Adesso stanno sostituendo Scatucci, il capitano della squadra. E sembra tutto normale. L'applauso del pubblico, i fischi, i cori della curva nord, i trick e track sulle gradinate. All'improvviso è come se ogni cosa rallentasse alla moviola. La mano portata al petto, la smorfia di dolore che contrae i lineamenti. Scatucci che cade all'indietro, sull'erba verdissima. Qualcuno che corre, il massaggio cardiaco, le grida dei compagni, l'ambulanza, gli occhi fermi a guardare il cielo. Chi è stato? Come andrà questa indagine? Se il commissario Lolita Lobosco ce la farà o no a scoprire cosa si cela dietro questa morte? Non vi sveliamo se è un omicidio, è una cosa naturale. Lo scoprirete solo leggendo Gioco pericoloso di Gabriella Genisi, a cui diamo il buon pomeriggio. Insomma, buon lavoro anche per la presentazione di oggi pomeriggio. Ciao Gabriele, è stato un piacere per noi. Ciao, a presto. Ciao Gabriele, ciao, grazie mille a Gabriella Genisi. Ce ne andiamo in pausa, torniamo fra poco.